Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che mi è stato tanto richiesto per tanto tempo. E so che ne ho fatti già altri tipi, se volete li trovate sul canale, insomma scrivete cover. Questo è un ulteriore aggiornamento perché io naturalmente ne ho comprate altre. Cercherò più o meno di ricordarmi i posti, i siti dove li ho presi. Quando invece vi dirò che mi sono state inviate da alcune pagine di Instagram, provate ad andare sul mio profilo di Instagram, che trovate sempre qua sotto nell'info box, perché nelle foto dove vedete la cover ho taggato la pagina dalla quale l'ho presa, me l'ha inviata. Quindi io direi di iniziare subito con la prima, proprio che mi è stata inviata fresca fresca oggi, che è questa qua, Simil Moschino, con la scritta in 3D in rilievo ed è tutta nera in silicone morbido. Queste sono le mie preferite, quelle che comunque sono ingombranti ma non troppo, perché comunque cioè, si prende benissimo. Ah, piccola parentesi, io ho il 6S+, quindi le cover diciamo che più o meno sono sempre ingombranti, però io cerco sempre di non prendere troppo ingombranti. Questa secondo me, io almeno mi ci trovo bene, è in tinta con rossetto di oggi e la felpa, oggi sono un po' in mood nero. Comunque, questa appunto l'ho presa da una pagina di Instagram, se andate sul profilo la trovate taggata. Poi passiamo al resto delle mie cover, questa è quella che avevo su adesso, e queste sono tutte le altre cover che tengo in questo cassettino, in questa scatola di Ikea. Le prendo totalmente a caso. Allora, l'unica che ho di Apple originale, anche se vorrei prenderne altri, ma costano tantissimo. Cioè, una cover per il 6 Plus, appunto, 6S, 6S Plus, costano 45 euro l'una. Questo è stato un regalo, altrimenti io, sinceramente, io andare in negozio e spendere 45 euro non lo farei mai. Quindi, la cover in questione è questa qui, appunto, ufficiale dell'Apple. È bellissima, è comodissima, cioè al tatto è proprio una bella sensazione, gommata, però comunque allo stesso tempo morbida, rigida, sicura. Non lo so, è fatta davvero bene. E naturalmente l'ho presa di questo rosa maialino molto chiaro. Poi ho questa qui che mi avete visto indossare tantissimo. Infatti l'ho tolta tipo dopo un mese, penso, una cosa del genere, mai successo. Che appunto è trasparente, opaca e ha questo degradé qui fucsia. Vi dico subito che troverete molto fucsia nelle mie cover. E questa qui l'ho presa da AliExpress, che è un altro sito dove compro tantissime cover. Purtroppo arrivano dopo un po' di tempo, però sono fantastiche. Un'altra di AliExpress è questa qui, fatta con il sushi, che vi è piaciuta tantissimo, ve l'avevo già fatta vedere in un altro video. E questa è una delle mie preferite, è un bel po' ingombrante, devo dire. Questa qui è più rigida rispetto a quella che ho su adesso, però, cioè, cosa gli vuoi dire? La meraviglia! Penso sia una di quelle che ho pagato di più perché l'ho pagata, se non sbaglio, tipo 4,50, una roba simile. Comunque, è favolosa, è un po' kawaii, mi piace. Poi, altre due di AliExpress sono queste. Queste qui sono tema Kylie, Kim Kardashian e Jenner, oddio come ve l'ho divisa non lo so. Comunque questa qui di Kim Kardashian ha su la Kimoji, che è un'applicazione credo che ha fatto Kim Kardashian, appunto, dove ha creato tutte queste emoji con i suoi simboli, le ciappette, le sta faccia che piange, insomma, così ho trovato questa cover, la devo prendere. È tutta trasparente, è naturalmente un protegge che un cavolo, però è molto cute. E l'altra è sempre uguale, con tutte le facce di Kylie, quella faccia che gira tanto con occhio chiuso e occhio aperto. E questa qui io la devo prendere perché Kylie è l'amore della mia esistenza. Un'altra che ho preso da AliExpress, anzi, in realtà ce ne sono abbastanza da AliExpress, è questa qui, che è di quelle che vanno tanto adesso con l'acqua e glitter all'interno. E cosa più bella, ci sono tutti questi rossetti e è trasparente. L'unica pecca di queste cover, ne ho anche un'altra fatta così, dopo quando la trovo la faccio vedere, che sono durissime, durissime da togliere. Sono un macello, perché soprattutto io, magari che ho le unghie, adesso sono molto corte, però magari se una lunghe lunghe c'è, cioè, è la fine. Comunque sia, sono molto carine. L'altra di AliExpress, che è un po' zozza, quindi perdonate tutte le ditate, è questa qui, effetto specchio, che
è di questo oro rosa, sì. Questa qui anche è fighissima. Non vi sto dicendo i prezzi perché sinceramente variano molto. Di solito non spendo mai più di 10 euro. Quindi, a parte quelle di AliExpress che le ho pagate pochissimo, tutto il resto, insomma, sappiate che non prendo mai cose eccessive. Poi vi faccio vedere questa che è stata una delle prime che avevo preso, se non sbaglio, sempre da AliExpress. Molto tempo prima di queste qui, e infatti l'ho usata tantissimo. La scritta qui Victoria's Secret, naturalmente fake, però è bellissima perché è proprio morbida. Questa è una delle mie preferite. Infatti, se la ritrovo su AliExpress la prendo perché è bellissima. Poi a Londra ho preso questa della Skinny Dip. Stesso problema dell'altra, quella con l'acqua dentro è rigidissima da togliere. Penso sia una delle più difficili. Vorrei utilizzarla ogni volta, però c'è questo problema e non lo so, ditemi se voi avete qualche trucchetto per toglierle, perché io ogni volta se no devo diventare matta. Poi ho questa qui Simil Chiara Ferragni e anche di questa io vorrei l'originale, ma vabbè, ci accontentiamo anche perché questa è fatta benissimo, cioè non si stacca neanche mezzo glitter e poi è rosa. È bellissima. L'unica pecca è che questa mi è arrivata rotta completamente su questo lato qua sotto. Però ho provato a metterla e non sta, cioè non sta proprio su perché non ha l'appoggio sotto. Altrimenti sarebbe stata una delle mie preferite. Non ricordo dove l'ho presa, mi pare me l'avessero inviata sempre qui in una pagina di Instagram. Stessa cosa, pagina di Instagram, questa qui è un'altra con il sushi, ma su di questa ci sono praticamente tutti i tipi di sushi. Questa è molto sottile. Poi questa cover mi era stata fatta da una ragazza che ha una pagina su Instagram che si chiama Sweet Cover Deco. Vi invito ad andare a dare un'occhiata alla sua pagina di Instagram perché fa queste cover meravigliosamente bene e le fa tutte a mano, cioè voi le dite magari come la volete e lei ve la fa. E anche un sito mi pare su Google, se la cercate vi dovrebbe uscire. E questa cover, a parte che è fighissima perché è in silicone e poi dietro mi ci attacca tutti questi strass, io vado in giro tipo un po' la Sharpay della situazione e la adoro. Poi ho questa qui che sinceramente non mi ricordo dove l'avessi presa, però l'ho presa ed è questa qui, Simil Moschino con la coniglietta. Anche questa mi piace tantissimo perché ha questo culetto troppo morbido, cioè io passo le giornate a fare così. Poi avevo preso queste due su eBay, che penso sia una delle poche volte che ho preso le cover su eBay, ma avevo trovato questa tipo offerta, sconto, di queste due cover che sono classiche alla fine, una bianca e una di questo corallo fucsia a tipo 1 euro, una cavola del genere, quindi l'ho dovuta prendere. Poi ho quest'altra, eccola qui, che ha questi glitter così olografici. E la cosa bella di questa cover, che al contrario dell'altra, ha i bordi in silicone. E questa qui me l'ha mandata una pagina di Instagram che io ringrazio da morire perché è bellissima questa cover. Poi ne ho un'altra che sinceramente non ricordo. Penso sia sempre di AliExpress, ma vi giuro, non so più cosa dirvi perché ormai tutte quelle che ho mi ricordano AliExpress. Comunque è questa qui con i glitter turchesi che è una meraviglia. L'unica cosa sempre fatto che è stradura da tirar fuori. Poi ho questa che ho preso da Victoria's Secrets con scritto I can't adult today. Questa qui, color Tiffany, bellissima. Questa in silicone, ripeto, è la cosa che preferisco. Silicone duro. E questa l'amo follemente. È una di quelle che ho pagato di più, ma che ve lo dico a fare. L'ho presa da Victoria's Secrets e l'avevo pagata, mi sembra, 17 sterline. Più o meno sono tipo 20-21 euro, qualcosa del genere. Poi su eBay avevo preso queste qui con il bordo colorato. Intanto sto cercando le altre perché mi ricordo di averne prese anche altre. Vabbè, quando le trovo ve le faccio vedere. Che sono queste qui con la parte qui trasparente opaca e il bordo colorato. Una è color Tiffany chiaro e una è il mio colore preferito di tutti al mondo, che è questo turchese celeste, bellissime. Queste qui invece trasparenti io le uso per metterci questi sfondi qua,
questi qui che mi sono stati inviati da Change Case, anche qui se vi interessa la cosa, se volete sapere di più andate sulla loro pagina di Instagram, e queste appunto cover personalizzabili, voi le mettete nelle cover trasparenti e vedete ogni volta avete una cover diversa, e queste qui io le avevo comprate da Mini in the Box appunto per metterci tutti questi sfondicini che ho, ne ho davvero tantissimi, adesso neanche riesco più a ritrovarli. Poi girando su Instagram avevo visto queste cover meravigliose, sono andata sul loro account di Instagram e mi hanno rimandato al sito che si chiama, se non mi sbaglio, se non ricordo male, Milky Way, e ha tutte queste cover trasparentate con sopra varie figure, e io sono andata principalmente per questa trasparente con il teschio messicano della festa dei morti bianco, e infatti è una delle mie preferite. Questa l'ho pagata un po' in realtà, perché l'ho pagata $15, che sarebbero 13-12 euro, forse qualcosa del genere. E l'altra che invece poi ho trovato così girando sul sito è questa qui con gli occhi neri e color champagne, stesso prezzo credo, e sono due delle mie preferite in assoluto. Poi ho questa qui che mi ha fatto una pagina sempre di Instagram personalizzata con YES, che sono l'iniziale del mio nome e cognome. Poi ho queste tre cover tema One Direction che avevo preso da una pagina che sapete che non mi ricordo come si chiamasse il sito, non pagina, scusate. Comunque sono queste tre qui. Ora non si vedono bene, comunque. Una è un Outlines di Harry, che sapete, vabbè, che è il mio preferito della band, ed è meravigliosa perché ha i bordi neri in silicone, quindi facilissima da mettere e togliere. Questa con la scritta For, ho voluto prendere questa perché naturalmente è un album che mi è piaciuto tanto tanto tanto, e poi ha segnato diciamo un punto di svolta di questo gruppo, e in più mi piaceva perché era nero con tutti i fiorellini, insomma. E l'altra è questa, sempre con tutti i tatuaggi di Harry, e appunto unisce tutte le mie passioni, tatuaggi, canzoni, One Direction, Harry, insomma è un po' un misto, quindi mi piacciono molto. L'ho pagata, se non sbaglio, tipo $8 l'una, che più o meno 5 euro, e se vi ritrovo il sito, se ritrovo come si chiama, ve lo linko qua sotto nell'info box insieme anche a quell'altro Milky Way, così se volete potete andare a vedere. Poi questa cover mi è stata inviata sempre da una pagina di Instagram, ed è questa qui con il pacchetto di sigarette Chanel, e è bellissima perché ha tutti i toni che utilizzo, cioè guardate adesso, me unghie, io sono completamente bianca e nera, ragazzi non c'è niente da fare. Oddio ragazzi, colpo di scena, ho trovato il nome del sito di prima, questo qui delle cover dei 1D, e si chiama Almighty Youth. Poi ho tutte queste cover che avevo preso su AliExpress, che sono una delle mie preferite perché sono completamente trasparenti e hanno tipo questi glitter bellissime. Questa è tipo rosa, poi ci sta questa, no questa è rosa scusate, questa è bianca, questa è celeste e questa è nera grigio fumo, che mi sono state inviate da una pagina di Instagram, credo sia la stessa pagina di Instagram. Comunque sono le finte Michael Kors, una è così con tutte le strisce bianco e nere, e questa qui nera l'ho usata da morire perché è molto elegante, vedete, è nera opaca con questa targhettina dorata, quindi io sono rimasta scioccata. Poi vabbè, c'è questa classicissima, l'avevo presa di eBay un sacco di tempo fa, prima ancora di comprare il telefono, perché mi era arrivata sbagliata, come anche questa, però questa l'avevo presa da Mini in the Box. Poi c'è stato un periodo in cui mi sono fissata con le hybrid case o il marchio di cover, quello che gira tanto in America, che adesso non mi viene, che fa tutte queste cover composte da vari pezzi, e su eBay avevo trovato queste che mi sono sempre piaciute tantissimo perché sono ultra protettive, e l'avevo presa bianca e rosa, vabbè, e tutta bianca, vedete sono composte da vari pezzi tutti uniti insieme, cioè non si staccano, però sono bellissime perché hanno anche la melina scoperta, e queste sono bellissime. Poi c'è questa che avevo preso effetto marmo da AliExpress, come le mie unghie di adesso, tra l'altro non so se da lì li vedete, comunque sono effetto marmo, quindi
cioè è una figata. E poi questa qui ho preso da eBay, silicone tutta completamente nera opaca. E niente, quindi queste sono tutte le cover. Io spero tanto questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi al canale. Ripeto, tutti i link che vi ho detto li trovate nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!